Si è tenuto nel Palazzo di Giustizia Francesco Ferlaino a Catanzaro il giuramento del neo procuratore aggiunto del capoluogo calabrese Vincenzo Luberto. Dinanzi al collegio composto dai giudici Macri, Raschellà e Tedesco e in un'aula gremita di autorità, di avvocati soprattutto del Foro di Cosenza e di ufficiali di polizia giudiziaria che hanno condiviso con Luberto tanto lavoro in questi anni, il magistrato ha ufficialmente assunto l'incarico che lo vedrà al fianco del procuratore capo Vincenzo Antonio Lombardo e all'altro aggiunto Giovanni Bombardieri, al vertice della Procura catanzarese con delega alla direzione distrettuale antimafia. Io ho conosciuto il dottore Luberto all'incirca 2008-2015, 6 anni e mezzo fa, quando mi sono insediato alla Procura della Repubblica di Catanzaro, e lui ha voluto che una grossa operazione sulla sibarite, Scoder mi pare che si chiamasse, fosse rinviata in attesa dell'assunzione delle funzioni di procuratore della Repubblica di Catanzaro da parte mia. Io sono stato onorato per questa sua volontà, che ha coinvolto tra l'altro in un'iniziativa che non sono un po' rara in Calabria, persino il procuratore nazionale antimafia.